Cari amiche e cari amici, ben trovati a tutti. Allora, non ho resistito, siamo in RFM, alla fine ho visto la doppietta Beccassì, mi sono innamorato e ho fatto l'ordine, adesso sta per arrivare Maurizio, ci farà vedere come è stato fatto l'ordine. Nel frattempo ci sono tutte le operazioni di rito, perché sarà ovviamente un fucile fatto su misura per me. Quindi di un affarone grande, lungo, con le braccia lunghe 3 km, che spara male perché io sono dell'impostazione da far schifo e mi devono però studiare quindi tutto per bene. Qui c'ho i tecnici che mi stanno aspettando, abbiamo tutti i macchinari, adesso sta arrivando Maurizio. Appena arriva partiamo dal primo piano del foglio, vi faccio vedere cosa abbiamo fatto, che caratteristiche c'ha. Maurizio ti spiegherà qualcosa. Ah, ma eccolo, quindi non dobbiamo neanche fare lo stop. Ci siamo. Ciao, bello. Allora, adesso facciamo un recap di quello che praticamente abbiamo già deciso noi. Benissimo. Ecco, partendo. Questo è la tua bozza di contratto. Questo è il mio ordine, quindi vedete, doppietta, abbiamo parlato di una Beccassì, quindi di questo attrezzo qui, dopo ve lo faccio vedere, calma, non fate i golosoni, dopo ve lo faccio vedere, quindi con canne di una determinata specifica, saranno 65-66 cm, abbiamo la canna giusta dopo per te, perfetto, quella giusta, con quello che è del tipologia di brindella e tutto, la stina come deve essere fatta, le varie finiture, è tutto descritto qua, e questo e adesso ragazzi, vediamo il fogliaccio, i ragazzi adesso voglio prendere la misura, ma questo è l'attrezzo, no, descrivimi quindi l'attrezzo che cos'è? Allora gli facciamo, adesso questo è un prototipo che abbiamo preso per adattartela, perché tu avrai un calcio all'inglese, però ti verrà fatto. Fucile Beccassì specifico per le beccacce, Andrea. Beccaccia con canna da ferma in genere. Esatto, beccaccia e canna da ferma. Calibro 20, camera 70, perché spara rigorosamente. Camera 70, bigrillo e calcio inglese e astina con di castor perché hai due mani gigantesche. Canna sarà il nostro tipo di canna, che ormai tu conosci benissimo, la nostra Fast Barrel, e vedrai, è micidiale. La cosa bella è che poi abbiamo deciso per la finitura in chiara cotopacizzato, come questo qui, per essere molto bravo, più resistente, okay, e dei legni che saranno chiari, perché mi molto, piace molto chiari. Il confronto. L'arma sarà essenziale, perché dare a me un'arma fine non ha senso, perché la faremo un'arma da bosco. Le adopero come strumenti di lavoro, bosco, in giro per mezzo mondo. Studiata. Adesso vi fanno un piccolo briefing, che vedete come fanno a prendere le misure i ragazzi. Perfetto, andiamo. Ecco, allora siamo arrivati qui dove prenderemo le misure. Ciao Drago, come stai? Bene, bene. Allora, questo foglio qua saranno tutte le mie misure. Esatto. Da A alla Z. Andiamo, partiamo. Allora, vai maestro. Cominciamo. Ti faccio imbracciare. Fai tutto quello che ti fa fare. Ti faccio imbracciare questa Beccassì. Ti vedo già. Questo è un calibro 12, giusto? Tu farai un bene. Allora, in questa è la posizione di tiro, mi devo immaginare il cane che è fermo. Esatto. Ecco la Beccassì che fa. Ecco. Le mani pure. Ho bisogno di un calcio abbastanza lungo. Ok. Allora, tu spari molto veloce, spari di stocco. Quindi... Io sparo di stoccata, non mio. Ok. Tu prendi quello che tu fai qua, vedi? Ok, perfetto. Questa è dritta come un bastone, okay, per questa me. Questa è altissima, corta. La faremo all'inglese o a pistola? Io quello che preferivo, essendo prima abbiamo parlato di inglese, beh, sceglio tutti l'inglese, mi piaceva più una sorta di principe di Galles, se era possibile averla. Ok, certo, assolutamente. Che era quindi praticamente diventa una sorta di pistola allungata e se possibile non zigrinato. E con zigrinato. Le tue mani devo dire che non è male. È vero? E se possibile non zigrinato, come questo qua. Perfetto. Mi piace tutto liscio, l'essenzialità totale. Ok, certo. Ma essenziale? Sì. Vai. Poi faccio un altro swing da qua verso di là, perché non se, perché cambiano le impostazioni qua fuori. Vedi che ti ho dovuto muovere un piede per stabilizzarmi. Sì. E hai capito bisogna come? Fare qualcosa di molto 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 agile. Sì. Adesso io arrivo, ti chiederò di poter vedere la tua mano dopo per poter fare la misura giusta. Sì. Adesso rileviamo. Questa per te è altissima. Perfetto, un minuto. Ok. Allora questo che cos'è? Spiegami perché sono deficiente. Questo è il calibro per vedere la piega del calcio. Perfetto. Quindi dall'asse zero della bindella vedo la distanza di dove poi andrà a appoggiare la tua guancia. Giusto. Il tutto espresso in millimetri, logicamente. Ok, in questo caso abbiamo un 33-54. Per te un 33 è altissimo. Io starei intorno a un 40-41 al nasello, un 57-58 al tallone. Perfetto. Facile, molto agile, molto rapido. Perfetto. Anche perché ti capiterà spesso di non appoggiare perfettamente il viso. Ma spessissimo. Ok, c'è un 41-58. Ora vediamo la lunghezza. Prendiamo il calcio, la lunghezza.
La tua sarà bigrillo come questa, giusto? Sì. Allora, un 37,5 bigrillo per te è veramente, veramente corta. Considera che il monogrillo normalmente è montato 12 mm più indietro dal primo grilletto del bigrillo, quindi è come se tu stessi sparando con un 36,3 di calcio, mm-hmm. con un monogrillo. Lo uso io. Quindi ci vuole almeno al primo grilletto almeno un 39. Non me lo fare troppo lungo perché dopo di creare ti prendi, esatto. 39, 38, 8, 39. Poi ti volevo chiedere il calciolo. Gomma. Gomma? Gomma, però abbiamo messo quei ricarini colorati rosa, hai capito? Ah, per fare un po' di stacco. Ok. 14. Perfetto. Quindi abbiamo detto un principe di Galles. Sì. Adesso ho bisogno di vedere la tua mano. Girala pure. Allora, io sono la prova che Darwin aveva ragione. Deriviamo dalle scimmie, io sono l'anello di congiunzione. Allora, dobbiamo stare su una pistola molto, molto, molto stirata. Allora, deviazione. Allora, adesso ti faccio imbracciare e vediamo la deviazione che voglio che si incassi molto vicino al corpo. Che non stia all'esterno. Certo. Perché più vicino sta, meno errore puoi fare. È chiaro. Vai ancora. Allora, qui tu devi uscire con l'occhio. Sì. E vedi, devo imparare. Tendi anche a buttarla fuori sulla scuola. Sì, per forza, perché se vedi una protezione devi... Esatto. Mi prendo buttare più la testa e fare una cosa, esatto, che qui va via all'inverso. Esatto. Quindi stiamo molto... verso lo zero, quindi non troppo deviato. Andiamo, Andrea? Non comandiamo niente, ma andiamo molto bene. Allora, mi sta facendo preoccupare questo ragazzo, che è bravissimo. Per fargli sbagliare qualche fagiano, però. Tu fai solo penna? Sì, prevalentemente. Ok, cioè, l'ultima volta che voglio vedere il pitch. In questo caso per te lavora tantissimo la parte della punta, ma il tallone è completamente fuori, ma vengo tendo a compensare. Ecco, tu considera che il calcio, quando sarà finito e fatto per te, questo appoggio sarà molto più basso, di conseguenza non ce l'avrai fuori dalla spalla. Sì, sì. Ok, te lo terrò. Non devo andare a cercare con l'occhio l'allineamento, ma viene da solo. Bravissimo. A posto? Guarda che viene fuori un bel fucilino come l'abbiamo concepito, originale col principe di Galles. Molto agile, sì, esatto. Canna da 65-66, perfetto. Sì, io ho preferito le canne senza paradox o raggiature per... Verrà un fucile molto molto agile. Una cosa, preferisci sentire l'impugnatura abbastanza piena o qualcosa di molto snello, perché io la devo sentire piena perché ho le mani enormi, quindi se c'ha un mezzo anatomico di riempitura, okay, male non fa. Perfetto, perfetto, quindi facciamo due cartucce prova in calice. E poi abbiamo scelto, se possibile, Maurizio, possiamo scegliere anche i legni, dargli un'occhiata a vedere cosa si può essere? Sicuramente sì. Allora, eccoci qua davanti ai legni, dobbiamo scegliere quello più chiaro possibile. No, non tanto, non dobbiamo fare una roba di lusso, ma una roba carina, piacevole, e della bagnatura con alcol, che poi riproduce quello che verrà con finito. Bravissimo, esatto. Ti bagniamo con l'alcol, l'alcol poi evapora, ma mentre è umido ti rispecchia un po' come sarà il calcio finito. Mi pare di capire quello che piace a te, potrebbe essere una venatura del genere. Giriamolo a favore di camera, vedi? Ridiamo una bagnaturina. Questa è una bella bagnata. È un bel legno sia a destra che a sinistra. Guarda, ti facciamo l'effetto vedere con questo, le canne, con la cosa che posso. Guarda il contrasto, che bello. Il contrasto, guarda, è meraviglioso. Guarda, guarda che bella questo. Sembra una cartina geografica. Sì, molto bella. È leggero abbastanza come legno, sì. Questo è molto leggero. Poi ti verrà fatta ovviamente tutto a mano il principe di Galles. Come perfetto. E l'ho scelto tutto liscio e senza zigatura. Senza zigatura, va bene, benissimo. Io direi questo lo aggiudichiamo per te, lo mettiamo vicino al tuo modulo ordine.
non te lo facciamo firmare come facciamo di solito, perché ti facciamo affidare e fate malissimo, facciamo male, mettiamo via il liquido segreto e andiamo sul campo da tiro. Si parte, ragazzi. Allora, prima però facciamo la chiusura di questa cosa qua, perché adesso noi andiamo al campo da tiro in un altro video dove andremo a sparare con dei fucili da tiro, ci saranno degli amici che sono venuti dall'Irlanda, ci sarà tutta la squadra locale, chiamiamola così, del inner team, del team interno di RFM. Ma nel frattempo abbiamo parlato di questo fucile da caccia e di come nascerà. Sarà un mio fucile da caccia, state calmi, lo vedrete tra un anno. Un anno, perché questo è il tempo che ci vuole. Quindi chi è interessato sappia calcolare questo tempo per venire a ordinare un fucile ad averlo, perché ci vuole questo tempo e tra un anno ve lo faremo vedere. Ma non è vero, sono bugiardo, perché vi faremo vedere anche il work in progress man mano che saremo qua, quindi i vari passaggi. Nel frattempo, ragazzi, siamo in piena stagione venatoria, quando uscirà questo video probabilmente saremo già dentro la stagione beccacciaia, mentre stanno passando moltissimi torti e bombacci. Non mi rimane, insieme a Maurizio, ciao caro, che augurarvi veramente, veramente un in bocca al lupo a tutti e ovviamente dal profondo del cuore buona vita a tutti.